Adesso lei è del primo anno a poco e banale. Quasi tutto sembra provocare terremoti concettuali. Un esempio di un campo vettoriale irrotazionale, cioè non rotazionale, tra amici conservativo, è un campo uniforme. Quindi immaginate che il campo vettoriale sia un sacco di frecce, tutte nello stesso modo e tutte nella stessa direzione. È un esempio della forza peso. Quindi immaginate di avere un sacco di frecce arancioni che puntano verso il basso, perché ho messo la direzione X così, guardate come ho messo X. Quindi in ogni punto della lavagna avete esattamente lo stesso vettore, stessa freccia rosa dappertutto. Che colore è questo? Che vuoi? Una specie di rosa. D'accordo? È un campo vettoriale uniforme, in ogni punto spazio esattamente lo stesso vettore. Come la forza peso? Qua ho scritto EG. Allora, questa è la notazione che si trova spesso nei libri, che vuol dire per esempio in latino. Qualcuno ha fatto in latino? Sì. Come si dice per esempio in latino? Ok. Invece questo, ides vuol dire quindi, o per esempio, no, non è per esempio, vuol dire quindi. Questo EG vuol dire per esempio. Quindi, silenzio, dai! Quindi quello che sto cercando di convincervi è che un campo di forze come la forza peso è un campo conservativo, e la parola conservativa è proprio appropriato, perché è un campo di forze. Allora, immaginate il punto A e il punto B, hanno lo stesso Y ma diversi X, ok? Quindi immaginate la curva che va da questo punto A a questo punto B, immaginate la curva che va dritta, la curva blu, ok? Qual è l'integrale curvilineo da A a B lungo quella curva blu? La scrivete così, in ultima analisi è una sommatoria, e dovrebbe essere triviale, questo sì, convincervi che questo è uguale a V0 per XB meno XA, perché per ognuno di questi spostamenti, silenzio, lo spostamento lungo la curva è un cambiamento solo di X, perché la curva è nella direzione a Y costante. Quindi ognuno dei delta R è ognuno dei delta R di questa curva. Se no lo do per ovvio e passo ad altro. Se non è ovvio, state zitti. Ognuno dei delta R che è qui la posso scrivere come un delta X nella direzione X, per come è fatta la curva, eh? Questa è la curva che sto scegliendo io. Questa è la curva che sto scegliendo io. D'accordo? Quindi io faccio che la sommatoria della VI, cioè il vettore dell'iesima tappa per delta RI, io posso scrivere così, come la sommatoria di V0 U di X, perché questo è il vettore dell'iesimo spostamento, perché il vettore è proprio questo, tac. Poi lo spostamento iesimo, che lungo la curva blu è di questo tipo, è delta XI U di X. Lungo la curva blu è proprio quello lo spostamento. Quindi vedete che ovviamente questo è, faccio il passaggio più prolissi, perché più prolissi così non si può. Questo vale cosa? 1. Questo non dipende certamente dall'indice. Quindi questo esce ogni addendo, cioè sto dicendo cosa? Che ogni addendo di questa sommatoria condivide V0 e 1. Condivide V0. Quindi questo V0 esce dalla sommatoria. E la sommatoria delle delta X cos'è? È lo spostamento netto che avete fatto nella direzione X, intende, perché quella è la curva blu che stiamo scegliendo, dall'andare da A a B. E questo banalmente, trivialmente, come direbbe un matematico, direbbe che questo è V0 XB meno XA. E questo è lo spostamento da A alla prima tappa, più lo spostamento prima sosta, forse è meglio dirlo, perché la tappa forse è più corretto,
è lo spostamento tra una sosta e un'altra. Quindi, questo è la lunghezza della iesima tappa, ok? Quindi voi partite dalla, da A, andate alla prima sosta, poi dalla prima sosta alla seconda sosta, dalla seconda sosta alla terza sosta, e fate questa somma di quanto vi siete spostati in ogni tappa e viene fuori questo qui. Pensateci, è banale. Questo è semplice. Cosa succede se cambio curva? Anzi, facciamo una cosa più semplice prima di fare una curva complessa. Immaginate che il punto A sia questo e il punto B sia questo. Quindi condividono lo stesso A, lo stesso X, condividono lo stesso X e sono a Y diversi. E io vi chiedo, qual è l'integrale curvilineo da A a B lungo questa curva adesso, la curva che so, arancione, perché arancione è il colore della freccia, lungo questa curva viola, che è una curva, sono punti diversi addirittura, sono due punti, non sono i punti di prima. Chiedo come esercizio, qual è l'integrale curvilineo di questo? Dovrebbe essere evidente che questo è zero, perché? Perché ognuno degli spostamenti, per esempio questo spostamento qua, questo delta RI e questo delta RI lungo la curva viola, quindi questa è la curva viola, lo spostamento è puramente nella direzione X, quindi di nuovo nella direzione Y, attenzione, quindi questa è la variazione in Y, a U di Y, e io devo fare il prodotto scalare di questo, tutti questi gessi colorati, e quindi io devo fare il prodotto scalare di un vettore che è nella direzione Y per un vettore che è nella direzione X, quindi è evidente, e ho V0 U di X prodotto scalare delta Y di U di Y, è evidente che questo è 0 perché avrò U di X prodotto scalare U di Y e sono 0 perché ho scelto degli assi ortogonali, quindi spostarmi da questo punto a questo punto l'integrale mi dice il curvilineo di un campo vettoriale che punta verso nella direzione X 0. Banale questo, vi pare? Allora facciamo, mettiamo un po' più di fuoco sotto la pentola. Questo punto qui a questo punto qui. A B. Questo punto a quota XB, XA, YA e YB. Allora, voglio dimostrarvi che il campo vettoriale in questione è rotazionale. Cosa devo fare? Devo dimostrarvi che l'integrale curvilineo non dipende dalla curva, ma dipende solo dal punto di inizio e dal punto di arrivo. Quindi, da questo punto di inizio A al punto B, scelgo due curve completamente diverse. Una che fa così, magari lo facciamo in viola, una che scende giù e poi fa così, questa è la curva 1, e un'altra curva e che va così e va così. Quindi lungo questa sto facendo così e lungo quest'altra sto facendo così. Ho perso il colore giusto, questi colori. Ok, sono due curve, una viola e una blu. Curva 1, curva 2. Dovrebbe essere evidente, spero, che danno esattamente lo stesso valore. Che valore è? Qual è l'integrale curvilineo secondo voi? Comune. Quanto è? Qualcuno? E non scrivo più la curva perché è conservativo. Qual è il valore comune? Convincetevi che il valore comune è V0 XB meno XA. Perché andare da qua, chiamate questo che so il punto B asterisco. Andare da, B a, da A a B asterisco quant'è? È V0 XB asterisco meno XA. Puoi andare da B asterisco a B cos'è? È zero!
Tra l'altro l'XDB è uguale al B asterisco, quindi è evidente che andando lungo la curva viola ottengo quel valore, ed è evidente che andando da qua a qua la stessa cosa, perché andando da A a, chiamiamolo A asterisco, cioè senza cambiare il valore di X, sto facendo un moto che è perpendicolare, quindi io disegno adesso in viola, questo è un esempio della forza, questo è la forza, questo è la forza, questo è la forza, è il campo vettoriale, quindi sono frecce gialle tutte verso il basso. È evidente che in questo tragitto qua ho la ortogonalità tra il vettore spostamento e il vettore in questione, quindi lungo questo tragitto integrale curvilineo è 0, lungo questo è 0, andare da qua a qua sono concordi, come anche qua, è evidente che il valore dell'andare da A asterisco a B è uguale al valore da A a B asterisco, ok? Quindi il campo uniforme, un campo vettoriale uniforme è un esempio di campo irrotazionale. Cambio le parole e dico che la forza peso è un campo irrotazionale. Però visto che è un campo di forze, possiamo anche dire funzionale, quindi questo lo mettiamo tra parentesi, diciamo che è conservativo. Poi penso che avete già capito perché si dice conservativo. Lo diremo tra. Quindi questo è interessante. Se questa è la forza peso, adesso abbiamo la forza peso che è uguale a mg u di x, e la x è verso il basso e la y è per di qua. Ecco che è una cosa interessante. Se questo è un punto A e questo è un punto B e questo è un punto A asterisco, quindi questo la chiamiamo, anzi questo la chiamiamo B asterisco, come una notazione là, questo è il punto B, questo è il punto A. In un esercizio lascio cadere la particella dal punto A fermo e lui va giù e passa per B. In un altro esercizio la particella è sempre qua, ma gli do una velocità in direzione orizzontale e lui fa una traiettoria del genere, fa una parabola. Una va giù dritto, una fa così. Questa qua, in questo esercizio qui, lui ha una velocità iniziale 0. Ok? E in questo esercizio qui, lui non ha una velocità iniziale 0. Ha una velocità iniziale che è qualcosa nella direzione x. Giusto? Se non gli comunico una velocità, lui va giù dritto. Se gli comunico una velocità orizzontale, lui fa la parabola, e dovete anche saper calcolare qual è la parabola, l'abbiamo fatto. Ma adesso alla domanda, qual è la variazione di energia cinetica nel passare dal punto A al punto B o B asterisco? La cosa interessante, qual è la variazione di energia cinetica? Vedete qua? Da A a B, cos'è questo? Dai, usate la formula, è mg xb x2 meno x1. Anzi, fatemi fare da 1 a 2, poi perché qua sto usando b asterisco asterisco, che palle. Da un punto iniziale a un punto finale, questo sarà 2, 1, questa è la formula. È un integrale curvilineo della forza peso, non dipende dalla curva, non dipende dalla curva, è conservativo, è irrotazionale, dipende solo da x, e x è la quota verticale. Questa è, notate, io lo sto facendo apposta a chiamare questo x e quello y, perché voi siete abituati a chiamare questo x e quello y. Perché sto cambiando i nomi? Per obbligarvi a pensare. Qual è la coordinata lungo la quale la forza peso sta agendo? È quella che appare qui. Giusto? Quindi queste sono le differenze di quote lungo la verticale. D'accordo? Ma cosa abbiamo fatto stamattina? Forse sto correndo troppo. Lasciamo là per un attimo. Sto correndo troppo.
Poi preferisco mantenere un po' un approccio astratto un po' alla volta prima di fare troppi esercizi. Teniamolo lì come un esempio. Quindi, se io vi chiedo, non lasciamo perdere la variazione di energia cinetica, vi chiedo qual è l'integrale curvilineo da A a B lungo questa curva. E poi vi chiedo qual è l'integrale curvilineo da A a questo B, che ha la stessa quota di questa qua, lungo questo. E voi dite, è uguale? E vi chiedo, qual è il valore comune? È mg moltiplicato per il dislivello. Quello che conta è il dislivello. Questo punto è proprio sotto? Questo punto non è proprio sotto, è alla mia destra. Però hanno la stessa quota, e quello che conta nel valore dell'integrale curvilineo è la differenza di quota, il dislivello. Quindi l'integrale curvilineo della forza peso andando lungo questa curva o lungo questa curva, che hanno stesso punto iniziale, d'accordo, ma hanno punti finali diversi, ma i punti finali sono alla stessa quota, l'integrale curvilineo è la stessa, il valore è lo stesso, ed è mg per il dislivello. Quindi questo qua la chiamate dislivello. Dislivello. E teniamolo nel taschino, lo tiriamo fuori dopo. Ok? C'è un modo molto più carino? E voi, uno potrebbe dire, ma professore, lei non ha dimostrato a rigore che è irrotazionale, perché un campo irrotazionale dovrebbe essere per qualsiasi curva. Devo avere lo stesso valore integrale curvilineo. Lei l'ha fatto solo per due curve, quella viola e quella blu, sono solo due. E deve convincermi che vale per qualsiasi curva, avrò lo stesso valore. Allora come si fa? Questo è il punto A, mannaggia me che cancello troppo presto perché sono stanco. Questo è il punto A e questo è il punto B. Una delle curve era questa qua. Voglio un'altra curva, completamente pazza. Questa qua, per esempio. Questa curva qua, io la posso approssimare con una spezzata, con spostamenti nella direzione X e nella direzione Y. Quindi, piuttosto, faccio un disegno del genere. Tiro molte linee. Shhh, momento di pazienza, voi avete il quaderno, io no. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Guardate, io posso andare da questo punto qua a questo punto qui facendo tante curve di questo tipo, andando per esempio un po' così, poi così, poi così, poi così, poi magari fino a qua, poi qua, poi qua, poi qua, poi magari qui, 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 mi sto rompendo i coglioni, anche voi, ah! Lo metto un po' più in grassetto. Capito cosa ho fatto? E questo è il punto finale e questo è il punto iniziale. Se la forza è sempre rivolta in questa direzione e ha sempre lo stesso modulo, come è in questo esercizio, è evidente che gli spostamenti in orizzontale, orizzontale inteso nel senso di là, danno sempre contributo nullo, giusto? Gli unici che danno un contributo diverso da zero sono quelli nella direzione in cui va il campo vettoriale. Quindi quando mi sposto da qua a qua, nella mia famosa sommatoria VI pronto scalare delta RI, la prima tappa è questa, ma è uno spostamento orizzontale perpendicolare alla direzione della forza, quindi il protoscalare è 0, quindi 0. Poi mi sposto nella direzione della freccia, quindi ho un protoscalare positivo. Poi mi sposto orizzontale, 0. Mi sposto indietro, ma questo di cui mi sono spostato indietro è esattamente uguale di quanto mi ero spostato in avanti lì. Quindi questo e questo si cancellano, perché questo era positivo e quello era negativo, quindi questo è uguale a quello, via. Si cancellano. Prese sicuramente sono diverse da 0, ma... mi capite? Poi ho un valore negativo, salgo, perché sto salendo quando la freccia è verso il basso, il punto scalare è negativo, negativo è il valore. Poi mi sposto in orizzontale, comunque è 0, poi mi sposto in avanti,
Quindi questo è diverso da zero, negativo, questo è allo stesso valore assoluto, ma è segno positivo, quindi questi due si cancellano. Questo è zero, questo è diverso da zero. Questo è zero, questo è diverso da zero. Questo è zero, questo è diverso da zero. Quindi ho questo e questo e questo che sono positivi e sta aumentando la somma. Mi seguite finora? Poi ho 0, 0, 0. Poi ho un altro contributo positivo. 0, ops, 0, positivo, 0, positivo, 0, questo qua e questo qua si compensano. Giusto? Questo è 0 e questo si compensano. Allora, quali sono quelli che non si sono compensati? E questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, e basta. Proprio il dislivello, tracchete, che è la differenza tra la coordinata x di questo e la coordinata x di quello. Voilà, lo vedete? E allora, qual è l'idea? Che se faccio una spezzata pazza, questa mi approssima a una curva che faceva una cosa del genere. Quindi una curva qualsiasi può essere pensata come una spezzata un po' di qua, 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 no? Voi potete seguire una curva come volete, pazza come volete, potete seguirla con spostamenti orizzontali e verticali, con precisione arbitraria, perché basta che voi facciate una griglia più fitta, non vi pare? Quindi con questo ragionamento, questa curva qui può essere approssimata con precisione arbitraria a una curva fatta di tanti spostamenti verticali e spostamenti orizzontali. E alla fine, quando calcolate lungo questo, verrà fuori lo stesso valore con cui avete ottenuto quello. Lo stesso valore dell'integrale curvilineo lungo la curva sarà uguale al valore ottenuto lungo questa. Perché quello che conta sono gli spostamenti orizzontali e verticali, orizzontali e verticali. Quelli orizzontali danno un bel zero. Gli spostamenti verticali invece danno contributi positivi quando lo spostamento è nella direzione della freccia e contributi negativi quando sono in direzione opposta. E quindi quello che conta è lo spostamento netto in verticale. Quindi questa formula mi sta dicendo che quello che conta è lo spostamento netto, il dislivello. Non importa tutti gli spostamenti orizzontali o anche verticali gli orizzontali non danno nessun effetto comunque, e gli spostamenti verticali in eccesso non entrano, il valore netto è quello che conta, d'accordo? Meditate su questo, Allora, un attimo. Allora, la prima definizione di cos'è un campo irrotazionale, conservativo tra virgolette, è che l'integrale curvilineo dipenda solo dal punto di inizio e il punto finale e non dal dettaglio della curva. Questa è la prima cosa. Quindi, cos'è un campo conservativo? Una prima cosa è dire che l'integrale curvilineo A e B, che a priori dipende dalla curva, non dipende dalla curva. Non dipende dalla curva. Questo è un modo di dire cos'è un campo irrotazionale. Un altro modo, che voglio convincervi che sono equivalenti, è che un campo è conservativo è irrotazionale, conservativo tra virgolette, se presa qualsiasi curva chiusa, devo tornare indietro a dire meglio questo, cos'è un campo conservativo irrotazionale? Presi due punti qualsiasi, bisogna dire le cose per bene, presi due punti qualsiasi A e B, l'integrale curvilineo non dipende dalla curva che collega quei due punti. Ok? Quindi questo va corredato. Presi A
di qualsiasi, la parola qualsiasi è veramente importante, non, occorre, non basta che troviate due punti speciali che per caso l'integrale cui vi viene non dipende da quello, deve essere preso qualsiasi punto, molto importante la parola qualsiasi. Analogamente qua, disegnato una presa o una curva chiusa, quindi un circuito, circuito qualsiasi, qualsiasi, quindi se questo, se lo frega si è rotto la pelle, mi deve aver beccato un nervo perché ho sentito una scossa. Presa una curva chiusa, qualsiasi, è giusto scritto così, qualsiasi, sì, attenzione, se questo è lo spazio, ecco una curva chiusa, ecco un'altra, qualsiasi, in posti diversi lo spazio, che l'integrale curvilineo lungo la curva qualsiasi, chiusa, quindi che c'è il cerchietto, è uguale a zero. Questo è un altro modo per caratterizzare, per dire cos'è un campo irrotazionale, che è l'integrale curvilineo lungo una curva chiusa, ovvero la circuitazione lungo qualsiasi curva chiusa è zero. Queste due affermazioni sono equivalenti, sono due modi di dire cos'è un campo conservativo, un campo irrotazionale, e vorrei convincervi, ok? Non è difficile, siete responsabili di tutto quello che io vi racconto in classe, poi le cose che non dimostro magari lo posso chiedere, se uno lo sa gli do la lode, ma non è che lo punisco se non lo sa. Premio per chi sa le cose che magari non scendo in dettaglio. Allora, supponete la 1 e voglio dimostrare la 2, cioè io dimostrerò la loro equivalenza se data la 1 è vera la 2 e data la 2 è vera la 1, cioè se dimostro che la 1 implica la 2 e la 2 implica la 1, allora sto dicendo che la 1 c'è una doppia implicazione, no? Sono equivalenti, sono la stessa cosa, ok? Quindi prima supponiamo la 1 e dimostriamo. Vi do un argomento e se vi convince bene, se non vi convince pensateci. Quindi supponiamo questo, prendete arbitrariamente due punti A e B. Ecco il punto A, ecco il punto B, ok? Supponiamo che il campo vettoriale sia irrotazionale, quindi potete collegare questi due punti con una curva qualsiasi. Qualsiasi curva vi darà lo stesso integrale curvilineo. Questo è una forza, è un campo irrotazionale. Questo si chiama integrale curvilineo, questo si chiama circuitazione. Quindi presi due punti arbitrariamente A e B, immaginate una curva qualsiasi, eccola qua. C1 la chiamate, e state andando da A a B, perché vi volete fare l'integrale da A a B lungo la curva C1. E sapete che è irrotazionale il campo, quindi se scegliete un'altra curva che colleghi A e B, per esempio questa qua, chiamiamola già di C2, sapete che avete esattamente lo stesso valore. Ok? Questa è l'ipotesi, che abbiano esattamente lo stesso valore. Adesso cosa faccio? Questi sono numeri. Questo può essere 10, questo è 10, 10 cosa? Beh, dipenderà dalle unità di misura, sicuramente questo è uno spostamento, questo se è una forza, questa roba qua, la dimensione di una forza per lo spostamento, se questo è un campo di velocità avrà le dimensioni diverse, no? Ma 0 uguale, cioè questo numero qua, 100 uguale 100, 10 uguale 10, sono due numeri calcolati lungo due curve, sono esattamente lo stesso valore. Questo numero è un numero reale, no? Questo è un prodotto scalare, un numero reale. Questa roba è un numero reale. Portatelo a sinistra dell'eguaglianza, lasciando un bel ciccione 0 sulla destra.
adesso la parentesi così vi aiuta a tenere a mente. D'accordo? Adesso, cosa abbiamo appena dimostrato? Era triviale poco fa. Era triviale. Che andare da A a B lungo una curva è uguale andare da B ad A cambiando il segno. Quindi, questo qua, sotto la parentesi, questo è uguale a meno, quindi sotto la parentesi, attenzione, sotto la parentesi, è uguale da B ad A in direzione opposta, lungo la curva C2. Quindi, qua su, io sto andando da A a B lungo la curva C2 in questo modo, ma facendo così sto andando da B ad A sulla stessa curva ma in direzione opposta. Sto seguendo la curva in direzione opposta. Semplicemente ho girato gli estremi, il punto di partenza diventa il punto d'arrivo, diventa il punto di partenza e il punto di partenza diventa il punto d'arrivo. Posso fare questo a patto di cambiare il verso con cui sto girando lungo la curva. Quindi se cambio il verso in un integrale curvilineo, cambio il valore dell'integrale curvilineo. Andare in una direzione ottengo un numero, andare in direzione opposta con la stessa curva ottengo il numero di segno opposto, è semplice. Quindi faccio apposta, vado da A a B e poi dico quel valore lì è uguale a meno andare da B ad A. E lo scrivo così. E a questo punto, questo cosa succede? E questo segno meno qui e questo segno meno qui si compensano di fare. Quindi questo segno meno e questo segno meno si compensano, quindi ho l'integrale da A a B lungo la curva 1. Risparmio di scrivermi sempre l'integrando V dalla scala, dai, mi capite, no? Se io scrivo così, possiamo risparmiare un po' di gesso? Risparmiamo un po' di gesso. Chiaro lo spirito con cui io sto scrivendo? Quindi sto andando da A a B lungo la curva 1 e arrivato qua vado da B ad A lungo la curva 2, ma ovviamente girando il verso opposto. Quindi se volete una specie di meno C2, possiamo inventarsi questa notazione. Quindi cosa sto facendo? Sto andando da A e tornando ad A lungo una curva chiusa. E questo quanto vale? Vale 0. Quindi ho appena concluso che questa curva qua, chiusa, che era arbitraria perché ho scelto A e B a caso e ho tracciato C1 e C2 a caso. Quindi sono a caso. Quella curva che ho tracciato, quel circuito, è disegnato a caso. E quindi vale per ogni curva chiusa che l'integrale curvilineo vale 0. E lascio a voi dimostrare l'opposto, perché è banale. Se io immagino la 2, implico la 1. Questa è una zona scelta a caso sulla lavagna. Adesso disegno qua a caso una curva chiusa. Eccola qua. Curva chiusa disegnata liberamente. Individuo a caso un punto A e con l'altro punto B. A caso. Ok? L'integrale curvilineo nell'ipotesi 2 lungo questa curva qui è 0. Ma cos'è un integrale curvilineo? È partire da un punto e cominciare a fare spostamenti. Allora immagino di andare, tiro la monetina, immagino da così. Mi sposto, mi sposto, mi sposto, mi sto spostando in senso orario, ok? Arrivo fino a qua. Poi, questo è il primo pezzo, quindi l'integrale curvilineo è fatto di due tappe, di due contributi. Dall'andare da A a B lungo la curva C. Ok? La curva C. Poi da B ad A lungo la restante della curva. Quindi chiamo la prima parte della curva, la chiamo 1, questa è la prima parte della curva e questa è la seconda parte della curva, la chiamo C2. E so che questo vale 0, perché per ipotesi questo vale 0. Perché sto immaginando che questo sia ipotesi e voglio convincermi che questo è vero. E quindi cosa fate? Dite che, scrivo qua, che l'integrale da A a B
lungo la prima parte della curva, eccola qua, questo è la C1, e che andava così, e questo è la restante che andava così, no? Ho la curva C che è fatta di due pezzi, la prima tratto C1 e il resto è C2. Quindi da AB lungo la C1, facciamo tutta la notazione, porto per esempio questo al di là dello zero, quindi è meno l'integrale da B ad A lungo la parte 2. Ok? Vedete cosa ho fatto? Sono andato troppo veloce? Ok? Vado da B lungo il tratto C1. Arrivato a B, rimango sul restante della curva originaria C, che è stata chiamata C2. E sto andando in questo modo lungo la C2. E porto questo al di là dello zero, quindi questo faccio così. A questo punto invoco di nuovo il teorema, teoremino, il lemma, la cazzatina, la trivialità che tutti dovrebbero sapere, che se inverto un punto di partenza col punto d'arrivo e introduco il segno ottengo la stessa cosa. Quindi questo qua, questo invece di girare lungo la C2 così da B ad A, inverto, questo diventa la A, questo diventa la B, a patto però di cambiare segno. Ed ecco che ho dimostrato che andare da A a B lungo questa curva è assolutamente uguale ad andare da A a B lungo questa curva. Quindi, questo e questo sono equivalenti. La 1 implica la 2 e la 2 implica la 1. Sono la stessa cosa. Va bene? C'è qualcuno che non ha capito? Alzi adesso la mano. O mai più. Nessuno? Ah. Cioè, io non l'ho mai capito, faccio finta di capire. Potrei essere un bravo attore, no? Questo tutto è cazzate. Sto inventando di sana pianta un sacco di robe. Che ore sono? Ho impostato l'orologio? Manca tempo. C'è un messaggio. Adesso supponiamo che il campo vettoriale sia irrotazionale. Uno dei due è la stessa cosa, sono equivalenti questi due, ok? Io asserisco che c'è una terza, poi ci sarà anche una quarta. Modi equivalenti di dire la stessa cosa. Allora, tanto per fissare le idee, supponiamo che il campo vettoriale sia un campo di forze, così usiamo il linguaggio campo conservativo, ok? Campo di forze. Allora, io asserisco che un campo è conservativo se, come stamattina abbiamo visto, se esiste un campo scalare tale che F è uguale a meno il gradiente di U. Questo è un altro modo, cioè in generale un campo vettoriale sarà irrotazionale se esiste un campo scalare, che adesso lo chiamiamo phi, tale che la nostra V, che è conservativa, può essere scritto come il gradiente di phi. I fisici amano mettere il segno meno, i matematici non è importante, non è il segno meno che fa le cose. Questo è un altro modo. Poi c'è un quarto modo, che magari vi anticipo solo adesso, che è, quindi questo è che V può essere scritto come il gradiente di un campo phi, e per il teorema fondamentale dell'analisi, per una estensione, una generalizzazione del teorema fondamentale dell'analisi, questa scritta qua può essere scritta così, che la phi è un integrale curvilineo più una costante.
e non ho bisogno di mettere la curva, anzi facciamo così. Scusatemi se cambio idea, ma perché sto cercando di dire qualcosa di semplice per i pochi minuti che rimangono dell'ora. Presi due punti, A e B, quindi A e B qua, che la φ del punto B meno la φ del punto A è uguale all'integrale curvilineo da A a B lungo una qualsiasi curva C. Cioè la condizione 3 può essere espressa in due modi. Se volete, questa potrebbe essere la condizione 3 e questa è una 3 asterisco che si dimostra essere equivalente. 10 minuti o è finita? Ok? Quindi, anzi, usiamo questa numerazione, va? Che questa è, no, meglio così, questa è la 3 asterisco, quindi la 3 e la 3 asterisco sono due modi di dire la stessa cosa. Questo è col linguaggio delle derivate, nello stesso spirito della lezione di stamattina. Questo è col linguaggio delle derivate, questo è col linguaggio degli integrali. Però questo non è un integrale ordinario, è un integrale curvilineo. E poi c'è un quarto modo che magari vi dico dopo. Quindi nel contesto delle forze, la 3 è questa. Questa è la condizione 3. Questo è il linguaggio delle derivate e nel linguaggio degli integrali, presi due punti, oppure, facciamo così, oppure presi due punti qualsiasi, A e B, che è l'integrale curvilineo da A a B di una forza conservativa è uguale a UA meno UB, perché i fisici introducono questo segno meno. Questo è una F. D'accordo? Questo è cosa succede se è un campo di forze? E la matematica di questo dobbiamo capirlo. Vi ho anticipato stamattina, eh? Nel caso unidimensionale avevamo che F era meno la derivata di U rispetto a X, e qua avevamo che la U, per esempio l'integrale di F pensata con funzione di X di X da X1 a X2 era U del punto 1 meno U del punto 2. Questa era la lezione di stamattina. Vedete, questa è una generalizzazione, non è più un integrale ordinario ma un integrale curvilineo. Questo è lungo qualsiasi curva perché è conservativo, quindi qualsiasi curva. Va bene, facciamo una breve pausa che sono stanco e devo raccogliere le idee.